Maîtrise de souplesse dans un contexte tendresse. Ciao ragazzi, allora, come vedete ho cambiato qualcosa nella mia camera perché lo spazio è sempre meno e le cose d'abbigliamento, insomma, i miei acquisti sono sempre di più. Oggi, come insomma avrete letto dal video, voglio mostrarvi i miei ultimi acquisti online, quindi effettuati sui siti online. Sono appunto dei siti con cui io collaboro, tuttavia molto spesso l'azienda mi fornisce un bonus di tot dollari, a cui io però, che diciamo io integro con altri capi che io pago con i miei soldi. Quindi magari per dire un'azienda mi dà un bonus di 20 dollari con cui io riesco a comprare una cosa e io magari aggiungo 50 dollari con cui mi compro altre due o tre cosette, perché magari se su quel sito ci sono tante cose che mi piacciono, ne approfitto già che devono spedirmi comunque la cosa che mi inviano loro di comprare anche altre cose. Quindi anche per questo che io non specifico mai, diciamo, se le cose mi sono state inviate o no. Nulla, quindi procedo subito col farvi vedere insomma i miei ultimi acquisti. Prima di tutto però volevo ringraziare e mandare un grosso bacio a Roberta che circa un paio di settimane fa mi ha inviato alcune sue creazioni. È una ragazza di Torino, quindi io insomma ci tengo particolarmente. In particolare, insomma, avete visto magari delle mie foto su Instagram se mi seguite lì. È una ragazza che realizza magliette, appunto quella che indosso, adesso ve la faccio vedere meglio, è una sua creazione. E poi mi ha inviato due tovagliette per la prima colazione in stile shabby chic, come piace a me. Poi mi ha inviato in questo carinissimo sacchettino, mi avvicino così lo vedete meglio, questa deliziosa collana molto molto romantica con questo ciondolo con la stoffa color panna e della stessa linea anche l'anello, veramente veramente carino. Anzi, l'anello adesso me lo allargo e me lo tengo, eccolo qua. E poi mi ha mandato questa splendida maglietta che adesso spero riusciate a vedere, con scritto le principesse sono tatuate, e con questi fiocchi qua, esatto, perché insomma io gli avevo richiesto di realizzarmela così, qua al fondo c'è anche una corona, e mi piace tantissimo. Lei realizza le magliette con le scritte che volete voi, i disegni che volete voi, li fa tutti lì a mano, io non so come riesca, perché è veramente bravissima. Quindi un bacione a lei, il gelato al pistacchio, quindi vi lascio tutti i link nel box di informazioni. Allora, cominciamo perché le cose sono veramente veramente tante. Partiamo subito col primo sito, che è 6KS, ovviamente ho trovato tutto nel box di informazioni. È un sito da cui non faccio acquisti da tantissimo tempo, è il famoso sito da cui avevo preso quel parka magnifico che avevo quest'inverno, e devo dire che anche questa volta sono rimasta piacevolmente sorpresa dalle cosine che ho scelto. Allora, ho preso questa giacchina che è, diciamo, molto carina anche da indossare sopra i vestitini. Ha la parte appunto davanti in ecopelle e anche le manichine a tre quarti in ecopelle. Davanti non ha, diciamo, bottoni, ma rimane aperta. La particolarità è che ha tutto il retro in pizzo. Io avevo visto una giacchina identica a questa di una mia amica che aveva comprato qua a Torino in un negozio pagandola circa 70 euro. Quando l'ho vista sul sito ho voluto assolutamente acquistarla, perché secondo me è molto molto sfruttabile anche eventualmente in ufficio, anche per una serata su un abito nero, ma anche non per forza nero, e la trovo veramente deliziosa. Quindi questa. Comunque ho acquistato, ovviamente io questi ordini li ho fatti tanti mesi fa, perché insomma il pacco ormai mi sarà arrivato almeno da un mese, ci ha messo un mese ad arrivare, quindi li ho fatti più di due mesi fa, quando ovviamente faceva ancora freddo. E infatti avevo acquistato anche questo maglione stracarino, panna, in lana, ovviamente similana, con davanti questo cuore fucsia stracarino, molto molto romantico. E però ovviamente al momento non mi è possibile indossarlo, visto che ormai fa caldo, però insomma sicuramente sarà un maglione che indosserò appunto appena tornerà il freddo. Insomma, per ora va bene il caldo, però quando tornerà il freddo sicuramente lo indosserò, perché mi piace tanto.
un vestito che ho preso sempre da questo sito e che mi aveva colpito particolarmente perché mi ricordava un vestito che avevo visto da Zara ed effettivamente mi è arrivata con l'etichetta che riproduceva quella di Zara. Il vestito è questo, quando sono stata a Venezia per il ponte del 1° maggio me lo sono portata con me e devo dire che l'ho indossato un giorno e l'ho trovato veramente molto comodo. Il vestito è questo, è nero, ha la manica a tre quarti con queste righe bianche e rosse, è diciamo in felpa leggera, mentre la parte davanti è in tessuto sintetico e ha appunto questo 9 però con tutti questi fiori. Molto molto carino secondo me, poi ha la lunghezza giusta ad essere portato con i leggings, ha anche le taschine qua e l'ho trovato veramente carino. Io di questo come al solito ho preso una taglia M, io prendo sempre la taglia media da questi siti asiatici e questo mi è piaciuto tanto. Quest'altro vestitino che mi piace da morire e anche questo ho preso la taglia media, è un tubino appunto smanicato, accollato, che rimane un po' più stretto fino al punto del seno e dalla vita in poi si allarga così un po' a palloncino. Mi piace tantissimo il tessuto, perché non so se riuscirete a vedere, ma è un tessuto un po' lavorato, come se avesse dei fiori disegnati. È un tessuto molto rigido, bello, cioè nel senso non è... cioè sicuramente sintetico, però non è leggerino, è un vestito che insomma fa la sua figura. Mi piace tantissimo questo accostamento di colori, quindi il bianco della base e questi disegni sul fragola, color azzurro Tiffany e blu sul fondo. Ha la lunghezza giusta, quindi arriva leggermente sopra il ginocchio, è bello bello bello. Io quando l'ho visto ho detto oddio non mi si chiuderà sul seno, invece mi va perfetto, quindi super promosso. Quest'altro vestitino, anche questo io l'avevo visto simile da Zara, però ovviamente su questi siti le cose costano molto molto meno e quindi insomma io quando punto qualcosa da Zara, prima di acquistarlo vedo se lo trovo su qualche sito appunto come questi. Ah, vestitino maculato, manica a tre quarti, rimane piuttosto morbido e la particolarità è il fondo che ha questa, diciamo, questo incrocio e ha la bordatura di pizzo sia sul davanti che sul retro. È veramente molto semplice come vestito, in un tessuto simile chiffon e dietro ha questa apertura con il bottoncino. Molto molto carino, ovviamente bisogna indossarlo o con un leggings o con una gonna a fascia nera perché comunque rimane un pochino cortino. Se devo trovare, diciamo, il capo che invece mi ha deluso da questo sito è questo abito, non tanto per l'abito in sé perché lo trovo bellissimo, ma per la taglia, perché questo abito era disponibile solamente in taglia unica e io credo che sia un vestito che può portare una ragazza che massimo ha un 38 o una 40 scarsa, perché il vestito è così, non so se lo vedete come è stretto, e rimane così perché non è elasticizzato, è tutto in pizzo. E quindi sono veramente tristissima perché mi piaceva da morire, io ho un abito molto simile preso da Zara nero e mi piaceva avere la versione diciamo estiva, e anche perché questo qua stranamente era anche lungo, cioè arrivava praticamente a lunghezza ginocchio, e quindi invece non lo posso indossare, mi dispiace tanto. Perché appunto questo era uno dei casi in cui comunque il sito mi aveva dato un tot di bonus e poi molte cose le ho comprate con i miei soldi, però sinceramente non so, quando ci sono questi siti asiatici l'idea di rimandare le cose indietro prima che ci passi un mese che le ricevano, un altro mese prima che mi arrivi di nuovo le cose, quindi insomma penso che questo lo troverete sicuramente su Depop. Dal sito invece Jessica Burman ho voluto anch'io acquistare questi stivali che ho visto tantissimo qua su YouTube. Sono degli stivali in ecopelle nera ispirati al modello di Chloé e sono questi. Li avrete visti in tutte le salse perché io praticamente, vabbè, ne prendo uno solo, non ho visto, cioè tutti i siti ce li avevano. Sono degli stivali anche piuttosto cari perché mi sembra che costassero sui 170-150 dollari. E appunto sono degli stivali fatti in questo modo, neri, e hanno una zeppa, diciamo, nascosta, perché più o meno la zeppa arriva fin qua, sono circa 8-7 cm di zeppa, ma sono coperti da questo risvolto,
e hanno questa chiusura qua dorata. Io per questo stivale ho preso il 41, nonostante io abbia un 39,5. Però non li trovo per niente comodi, non li trovo, non lo so, è come se non fosse la mia taglia. Cioè non sono piccoli e non sono neanche grandi, però non mi trovo bene, cioè il mio piede probabilmente è fatto in maniera diversa, quindi probabilmente anche questi qua li troverete su Depop. Però questi stivali sono veramente veramente fatti bene. Io devo dire che insomma visti sul sito mi piacevano, poi una volta indossati non rispecchiano molto il mio stile, però comunque sono davvero davvero fatti bene e appunto sono mai messi. Il sito Choice, che è appunto uno dei miei siti preferiti, ho acquistato due vestiti e una maglia. I due vestiti li ho già indossati, in particolare uno, appunto quello che vi mostrerò blu, l'ho proprio indossato per la cena del mio anniversario con il mio fidanzato, quindi insomma l'ho riservato per un'occasione importante proprio perché mi piaceva moltissimo. Il vestito in questione è questo qua, quello che appunto ho utilizzato per la cena per l'anniversario. È secondo me un vestito splendido, ha le maniche in pizzo trasparente blu elettrico. Il blu elettrico si ripresenta anche qui in questa parte davanti con un peplum alternato a un tessuto color carne, che però non è trasparente, mentre la parte sotto è una gonna a ruota fatta in ecopelle nera. Anche questo vestito è abbastanza corto, ha poi la cerniera così sul retro, è abbastanza corto, quindi io l'ho comunque utilizzato con dei leggings e un bel paio di scarpe col tacco. E devo dire che anche al mio fidanzato è piaciuto moltissimo, quindi questo bello, bello, bello. Quest'altro vestitino, anche questo devo dire che l'ho messo in un paio di occasioni e mi hanno fatto i complimenti. Ed è il vestito che io ho visto da Zara, questo qua appunto, è senza maniche, in ecopelle nero, la mezza cerniera vista sul retro e davanti ha questo scollo a V profondo con il sotto in pizzo. Nonostante ci sia questo sotto in pizzo, la scollatura rimane molto molto profonda, quindi io generalmente l'ho utilizzato con un top a fascia. E poi anche sul fondo presenta il pizzo. È un abito veramente molto bello, molto di scena, quindi ve lo consiglio. Ho indossato quest'altra maglietta, che devo dire ho indossato in un paio di occasioni, anche se non è proprio tanto il mio stile. Ed è questa, anche questa l'avevo vista da Zara, molto simile, blusa diciamo, felpina in chiffon, manica tre quarti nera e davanti ha queste stampe, questa scritta con tutti i fiori, molto molto carina, e sul retro invece è leggermente trasparente nera. Romwe, che è anche questo uno dei miei siti veramente preferiti, devo dire che sono tutti i miei preferiti, mi piacciono tutti, ho preso proprio in vista di un eventuale, si spera, futuro lavorativo, questa blusa, questa camicetta in chiffon bianca, è trasparente ma non eccessivamente trasparente, credo che con un reggiseno color carne vada benissimo, molto bella. Questa qua non l'ho ancora utilizzata, infatti è ancora l'etichetta, perché comunque mi sembra una camicetta molto elegante, quindi insomma aspettavo l'occasione giusta. La particolarità è data da questo collo, che io dal sito credevo fosse di ecopelle, ma in realtà è fatto all'uncinetto nero, che diciamo dà particolarità al capo, insieme appunto ai bottoncini neri. Non so se io terrò i bottoncini neri o li farò mettere bianchi, classici, però è un capo, insomma, passepartout. Anche l'ho preso perché l'avevo visto indossata da alcune youtuber e mi era piaciuto molto, in quanto la trovo un po' un'alternativa, un po' più moderna al classico tubino, che non può mancare in nessun guardaroba femminile. Ed è questo vestitino nero, appunto tubino, accollato davanti, accollato dietro con la cerniera scomparsa, nero semplice, lunghezza giusta, quindi né troppo corto né troppo lungo. La particolarità è che sulle spalle ha questi inserti in pizzo con una stampa diciamo a fiori, meraviglioso, cioè è proprio fatto bene, nel senso che se questo abito lo trovassi in un negozio di alta moda non mi stupirei, perché è veramente veramente fatto bene in ogni suo dettaglio, anche addosso cade veramente bene, quindi anche questo ve lo consiglio davvero. Assolutamente innamorata, non ho ancora avuto occasione di indossarlo perché mi è arrivato pochissimi giorni fa, sempre da Romwe, e questa blusa di questo bellissimo color rosa, che ha appunto la manica tre quarta e sotto ha il peplum.
Sapete il mio amore per i top peplum? Ecco, questa blusa rispecchia esattamente tutte le caratteristiche che secondo me un top deve avere. È rosa, ha la manica tre quarti che io trovo estremamente bon ton, ha questo bordo col peplum e ha questo dettaglio con questo fiocchetto, sapete la mia passione per i fiocchi, stupendo. Cioè io questa blusa l'adoro, spero appunto di poterla indossare a breve con un bel pantalone nero, ma anche con un jeans per smorzarla, è stupendo. Altrettanto stupendo, e con questo chiudo insomma gli acquisti di Romwe, è questo abitino fiorato. Quest'anno i fiori saranno i protagonisti indiscussi dei capi primavera, della primavera estate, e questa fantasia mi piaceva tantissimo, fondo panna con questi papaveri, credo, fiori comunque, sul rosso, lampone, fragola, bellissimi, con questi ovviamente tagli verdi. Ha la particolare di avere questi due fiocchi applicati sulle spalle ed è molto semplice, rimane un po' più stretto fino al seno e da sotto il seno si allarga a ruota. Ovviamente non l'ho ancora indossato in quanto è molto molto estivo, però sicuramente non mancherà occasione, e anche questo vestito è veramente veramente fatto bene. Passiamo poi a Chic Nova. Questo capo l'avevo visto da Zara, anche questo, io veramente vi consiglio di farvi un giro da Zara, puntare delle cose e poi andare a cercare su questi siti, perché la maggioranza delle cose qua si trovano e sono veramente fatti bene. Da Chic Nova appunto ho preso questo abitino che io avevo visto da Zara, che costava anche parecchio, ed è assolutamente identico. Io come al solito ho preso una taglia M, io non so se vedete, ma anche le etichette, forse non riuscite a vedere, c'è scritto tipo Zappa Basic, comunque è appunto Zara. La fantasia è questo maculato sul blu e il nero, è senza maniche, bordato appunto di pizzo, e il pizzo lo ritroviamo anche sul fondo, è bellissimo, l'ho indossato solo una sera, ma non vedo l'ora di indossarlo nuovamente. Cardigan Azteco. L'ho preso perché l'ho visto tantissimo su tantissime youtuber anche americane e mi piaceva, devo dire che l'ho già usato in un paio di occasioni, sotto un outfit molto semplice, pantalone nero maglia nera, pantalone nero maglia bianca, è molto carino. Dal sito Tidebuy, non so come si pronunci, ho preso, devo dire che di questo sito è la prima volta che appunto faccio degli acquisti, ma la qualità è medio-bassa, non mi ha fatto impazzire. Devo dire che mi sono appena arrivati, quindi sono ancora tutti stropicciati, mentre invece gli altri vestiti li ho già lavati, stirati. E il vestitino è questo azzurro pastello, verde menta. La parte davanti ha tutti questi strati in pizzo. Qui rimane ovviamente stretto, ma si allarga, e sotto è fatto così. E ha questo tessuto, diciamo, un po' come se avesse dei pois. Rimane abbastanza corto, però no, forse si può portare senza calze. E quindi questo è il vestito. Ho preso questa felpina grigia, che è appunto, l'etichetta perché mi è arrivato appunto ieri, che è grigia con le maniche lunghe. Con la scritta Rainbow Sweetly, anche questo è ancora stropicciato perché mi è arrivato proprio ieri, e alla parte dietro in pizzo, diciamo, trasparente con questa fantasia fiorata, molto molto carina, insomma lo devo solamente un po' stirare. Poi siamo quasi arrivati alla fine, dal sito Lovely Shoes Net un'altra maglia, che anche questo mi ricorda Zara, cioè io non so se a voi non ricordano le etichette di Zara. E questa maglia, manica tre quarti, col peplum bianca, e ha questa fantasia, diciamo, un po' pizzata, è molto molto carina, questa mi piace tanto, che insomma a me le cose col peplum piacciono un sacco. E poi questo giubbottino di pelle, che in realtà, cioè io col bonus appunto che mi avevano dato ho preso quella maglietta, mia sorella ha voluto prendersi questo giacchino, anche questo l'ha preso perché l'aveva visto da Zara, infatti l'etichetta di Zara, ed è un giubbottino di ecopelle nero, molto carino, insomma c'è un gioco di cerniera un po' strano sul davanti, comunque molto carino. Sito Tom Top, ho preso una custodia per il mio iPad, perché insomma avevo voglia di cambiare, e ho preso questa custodia rosa, sembra quasi una valigetta, una
una pochette a mano, molto carina, rosa, con questo laccetto tipo cintura, poi si apre qua e appunto qua c'è l'iPad. Poi ho preso questa camicia, anche questa la vedete stropicciata perché mi è appena arrivata. A vederla così non mi fa impazzire, ma so che me la devo immaginare abbinata magari con un pantalone sabbia, una bella collana dorata, magari insomma farò poi un outfit. Ed è questa camicia in chiffon, più lunga davanti, più corta, cioè più lunga dietro, più corta davanti, con le maniche lunghe che volendo si possono tirare su. Vestito, anche questo è un po' stropicciato, è molto carino, peccato che sia corto, cioè in teoria dovrebbe essere un vestito lungo, ma a me arriva più o meno a metà polpaccio. Quindi adesso vedo se metterlo su The Pop oppure se farlo accorciare dalla sarta ad una lunghezza decente. Peccato perché è veramente molto molto carino, però è una lunghezza importabile almeno per la mia altezza. E infine il pezzo forte, insomma l'acquisto che mi è piaciuto di più da questo sito, insieme anche alla cover devo dire, è un costume, perché effettivamente bisogna portarsi avanti, insomma aveva dei bellissimi costumi, quindi ho deciso di acquistarlo. Io ho preso una taglia L, calcolate che io ho quasi una quarta di seno, mentre sotto sono un 40-42, però credetemi che la taglia L mi va bene sia sopra che sotto. Il pezzo sopra è questo, quindi una fascia con tutte queste frange sfumate dal fucsia al bianco, molto molto carino. E anche il sotto rimane sfumato, bianco e fucsia, e ha questi dettagli sul lato aperti. Credetemi che il sotto non è una L, cioè il sotto sarà al massimo una M. Quindi insomma vi consiglio di fare attenzioni con le taglie, di prendere sempre qualcosina in più piuttosto che qualcosa in meno, almeno a mio parere. E nulla, direi che ho concluso, questi erano insomma i miei ultimi acquisti online. Io vi consiglio comunque sempre di seguirmi ovviamente qua su YouTube, iscrivendovi al mio canale, ma di seguirmi anche su Depop e su Instagram, dove spesso carico su Depop i capi che non utilizzo più. Quindi magari vedrete anche qualcosa che è stato mostrato in questo video, e invece su Instagram carico giornalmente outfit, foto insomma della mia vita in generale, quindi se vi va seguitemi anche lì, vi lascio tutti i link nel box di informazioni. E quindi noi ci vediamo con il prossimo video, un bacione, ciao!